Ringrazio il sindaco e il presidente che ci ha salutato, sapevo che aveva un altro impegno, ce l'aveva detto, l'ho ringraziato molto per essere riuscito a passare a stare con noi questa parte della mattinata. Sono molto contento di registrare ancora una volta questa sintonia con le autorità locali che da sempre ha accompagnato la vita della scuola, ma che trovo particolarmente intensa in questi anni che ho visto più da vicino. Grazie quindi a voi e dunque finalmente inizia l'anno accademico 2014-2015 con l'augurio di buon lavoro a tutti quanti noi. In particolare vorrei iniziarlo con una stretta di mano al vice direttore Andrea Giardina, ai presidi Ambrosio e Ciliberto, al prolettore Citroni e una stretta di mano solo virtuale in questo caso a tutti i colleghi, allievi e al personale tecnico-amministrativo. Come tradizione, come avete intuito dall'annuncio, oggi avrà luogo il simposio annuale, un'iniziativa che è partita con il direttore Settis per completare la giornata dell'avvio dell'anno accademico. Darò subito la parola per il primo intervento, poi come sapete il simposio continua nel pomeriggio. In coda al primo intervento di questa mattina avrete l'occasione di sentire Stefano Pezzato, responsabile dell'area artistica e conservatore del Centro Luigi Pecci, ma soprattutto dal nostro punto di vista, Stefano, curatore della rinnovata arte contemporanea al Palazzo della Carovana. Stefano Pezzato vi presenterà questa mostra e sarà disponibile per una visita guidata. Dico rinnovata perché si è chiuso il primo biennio dell'accordo tra la scuola e il Centro Pecci e come previsto oggi presentiamo il nuovo allestimento. E con noi Elena Pecci, in rappresentanza del Consiglio Direttivo del Centro, e la salutiamo. Sono molto felice di questa partnership tra la scuola e il Centro. Questo cambio di immagine ha contribuito ad alleggerire l'atmosfera di questo palazzo e a togliere quello strato un po' polveroso presente nell'immaginario collettivo sulla scuola normale. Serviremo poi la colazione nella sala degli stemmi, colazione come sempre rigorosamente preparata dal nostro servizio ristorazione che si meriterebbe un'ovazione, ma non è questo il momento di farla, li ringrazieremo anche in privato, sono eccezionali. Nella sala stemmi troverete invece la configurazione voluta dal direttore Gentile, arricchita dalle nuove opere che il Polo Museale Fiorentino ha concesso e che furono presentate mirabilmente da Cristina Accidini il 18 ottobre 2012. Dottoressa Accidini, che ringrazio, sarà di nuovo con noi oggi pomeriggio perché è una delle relatrici al simposio. Infine, non dimenticate il concerto inaugurale della 48esima stagione concertistica organizzata dalla Scuola Normale, assieme alla Fondazione Pisa, alla Fondazione Teatro e con il contributo dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore per la direzione artistica del maestro Jeffrey Swan, che oggi è con noi e che ringrazio per il suo lavoro prezioso e apprezzato dalla città. Bene, do la parola al professor Vincenzo Barone, che ringrazio per l'organizzazione del simposio annuale, e al professor Massimo Zanna, che terrà la relazione inaugurale. Il professor Vincenzo Barone introduce adesso il simposio dedicato a Reale o virtuale? Scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antiche frontiere. Il computer funziona. Io cercherò di essere brevissimo perché ovviamente la parte importante di inizio del congresso è la relazione del professor Osanna. Questo convegno di quest'anno, che ha come titolo Reale o virtuale,
Scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antichi confini, è giocato essenzialmente tra coppie di parole che possono sembrare antinomiche e che invece cercheremo di vedere, ed è l'unica cosa che vi farò vedere in questo breve intervento di... qual è la... Cercherò di farvi vedere come possono essere superati. Vedrete una serie di filmati che io commenterò molto brevemente, tutti brevi. La cosa che voglio sottolineare è semplicemente che questi non sono dei filmati di repertorio, sono tutte realizzazioni legate a interazioni tra gruppi di ricerca della scuola oppure di altre realtà toscane e una presentazione che è cercata di fare unendo immagini, testo e quant'altro. L'idea di fondo, come vi dicevo, è coppie di parole, coppie di concetti, coppie di significati, quello reale e virtuale lo vedrete nel corso di questa brevissima presentazione. Le altre coppie di parole sono ovviamente arte e scienza, piccolo e grande, e anche questo lo specificherò un po' meglio, veloce e lento, e la parola unificante è il linguaggio e nuove forme di linguaggio. Questo verrà articolato nell'ambito di tutto il convegno di oggi pomeriggio su tre scansioni temporali che riguarderanno il mondo classico nella relazione di oggi del professor Osanna, il mondo moderno e il mondo contemporaneo. Come vedete da questa diapositiva, l'idea di fondo è l'unica diapositiva in inglese per un motivo fondamentale, che non riesco a tradurre bene in italiano il concetto di humanities. Se ci riflettete un attimo, intanto è un bel concetto. Ha di brutto che viene messo in contrapposizione con le scienze. La contrapposizione sciences and humanities è una cosa che a me, che sono uno scienziato, sembra un po' artificiosa, per dirla in modo gentile, come se le scienze non riguardassero le attività umane. A me piacerebbe di più chiamare to cure humanities, ed è uno dei motivi per cui, con una traduzione non brillantissima, parliamo di scienza ed arte. Le altre parole, che sono computing e storing, significa semplicemente produzione dei dati e loro archiviazione, e come ci si accede. Questo è il grande problema dei big data, che è uno dei grossi problemi di ricerca attuale, ma che è estremamente importante perché riguarda la fruizione di un'informazione che è sempre di maggiore quantità e attraverso la quale è molto difficile orientarsi, e che riguarda ancora una volta un problema di linguaggio. L'ultimo punto è quello della visualizzazione della realtà virtuale, della realtà immersiva, che era quella che è già stata citata, che è semplicemente, io non vi voglio parlare e annoiare sulla tecnologia, voglio semplicemente evocare alcuni aspetti del fatto che visualizzazione e immersività sono due modi di comunicare, sono due modi di trasmettere informazione che possono arricchire altri linguaggi che noi utilizziamo. Se riuscissi ad andare avanti... Che gli è successo? No, aspetta... Va bene, questa è semplicemente per farvi vedere che non ho sbagliato io, che questi discorsi possono coniugarsi con cose belle, lo dico semplicemente così, e questo vuole evocare il passaggio che è nelle prime due parole del testo, dal reale al virtuale, la ricostruzione virtuale e il passaggio indietro dal virtuale al reale tramite strumenti che oggi sono molto largamente disponibili, tipo stampanti 3D o quant'altro. Ancora una volta, se mi permettete, la sottolineatura non è sull'aspetto tecnologico, è sull'uso della tecnologia per arricchire. Da una ricostruzione all'interno del cave che veniva evocato prima. A me dispiace molto perché queste sono immagini bidimensionali. Ovviamente siete tutti invitati a visitare il cave, che è una stanza di realtà virtuale che è al quarto piano di questo palazzo,
in cui potete avere di questa stessa cosa una rappresentazione tridimensionale immersiva con cui potete interagire con le cose. Il cuore di... c'è scritto del progetto, ma in realtà è il cuore del modo di ragionare a cui vorrei invitarvi, forte tra informazioni e linguaggio che provengono tradizionalmente dal mondo delle arti e delle scienze umane con quelle che vengono dalla ricerca scientifica. Quello che è rappresentato lì è semplicemente quello che va tecnicamente sotto il nome di database eterogeneo, che significa semplicemente un oggetto che permette di integrare e articolare fra di loro informazioni di origine diversa, con linguaggi diversi, per cercare di fornire un quadro più articolato degli strumenti che state, dei sistemi che state studiando. Dicevo prima, le altre coppie di parole su cui torneremo durante la giornata sono piccolo e grande, che significa muoversi attraverso lo spazio. Questa è una cosa su cui queste nuove tecnologie possono dare una mano, perché permettono di andare dal piccolo, questa è l'unica citazione del mio mestiere, facendo io un chimico di interazione a livello molecolare, andando, questi sono il passaggio successivo a un altro grado di dimensione, che sono i passaggi di segnale elettrico nei neuroni. Queste sono delle cose che vengono studiate in particolare dal professor Ratto al NEST, e questa è la ricostruzione di un cervello fatto sulle basi della ricostruzione del TAC che è disponibile alla Stella Maris con il nuovo 7 Tesla che hanno, e che è in collegamento diretto con la rappresentazione che noi ne possiamo dare qui. L'altro discorso banale è attraverso il tempo, e qua c'è un esempio che viene dalla scuola, in particolare dal laboratorio di scienze antiche. Questa è la ricostruzione di Segesta, avete visto prima la situazione attuale, questo è un modello ricostruito rigorosamente dai colleghi del laboratorio di scienze antiche, questo è un modo in cui uno si può muovere ancora all'interno del cave, come vi dicevo, cercando di ricostruire virtualmente, mano a mano, i vari aspetti. Voglio sottolineare un punto che per me è molto importante. Non ci poniamo assolutamente nell'ottica di sostituire né le conoscenze né l'aspetto reale con un aspetto virtuale, ma semplicemente di integrare questi tipi di cose. Questa è un'evocazione del problema del Big Data, questa non è la nostra biblioteca, è più brutta in realtà, ma non avevo immagini della nostra biblioteca, che è il modo tradizionale di conservare i dati. Questo è il modo molto più brutto di una biblioteca più moderna, però ancora tradizionale. Questo è quello bruttino che usiamo noi normalmente, che sono dei computer che li abbiamo, sono i nostri questi in realtà, ma diciamo non sono così belli da essere. E questa è un'ipotesi di sintesi, la virtualizzazione della biblioteca tramite l'utilizzo di queste tecnologie che sono nascoste dietro. Qual è l'idea? Di permettere di usufruire in maniera naturale alle persone di dati, tecnologie e quant'altro, però muovendosi nel loro mondo e nelle loro dimensioni spaziali e temporali. Questa secondo me è una scommessa grossa. Io adesso ovviamente non voglio rubare il tempo per questa cosa, ma volevo darvi alcuni spunti di riflessione di questo tipo. Ovviamente tutto ciò che facciamo, questo è stato già evocato prima, il programma di outreaching della scuola che va sotto il nome di VIS, è un aspetto molto importante, perché se stiamo parlando di nuovi modelli, nuovi linguaggi, eccetera, è molto importante comunicarli anche alle generazioni più giovani. Su questo c'è, come ha evocato prima il direttore della scuola, una forte collaborazione intanto col professor Ferrara, che è il coordinatore di questo gruppo, ma io vorrei invece sottolineare anche che in questo programma sono attivi dottorati, anzi PhD students, della scuola di varie aree, che stanno riuscendo a fare un lavoro comune che io ritengo eccezionale, per ora nel campo di chimica, biofisica, archeologia e cosmologia, ma speriamo di allargarlo in altri campi della scuola, perché questo aspetto, secondo me, oltre ad arricchire la comunicazione verso l'esterno, arricchisce anche la comunicazione dei nostri studenti. Come vi dicevo prima, e questo è evocativo di questo, il congresso verrà formalmente articolato in tre mondi, e nel passaggio tra questi tre mondi, questo è il mondo classico, ricostruzione virtuale e restauro di oggetti del mondo classico,
Questo è un must perché è la statua di Cosimo I de' Medici e quindi diciamo non ho resistito a prendere questo come immagine del mondo moderno, e questa è la caverna dell'antimateria, anche questa relativa al Museo Pecci, di cui abbiamo una ricostruzione virtuale, e ancora una volta è il passaggio tra l'aspetto artistico, che è molto più bello, e la sua interpretazione. Mi fermo qui, questo è il programma del convegno di oggi, che come vi dicevo prima è scandito in qualche maniera in queste tre separazioni, ma è molto importante segnalare che, come si evince dal titolo, la cosa importante non sono i tre mondi separati, ma le loro relazioni e il passaggio tra i tre mondi, spero, e l'interazione tra aspetti artistici e aspetti scientifici. Infatti vedrete, i relatori cercheranno, spero e credo, di dare un contributo in questa direzione. Mi fermo qui e do la parola al professor Osanna, che terrà la prima relazione di questo convegno. Grazie. Ascoltiamo ora la Lectio Magistralis del soprintendente per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, professor Massimo Osanna. Caro direttore, autorità civili, militari, religiose e accademiche, cari colleghi e comunità accademica tutta, è un grande onore per me essere qui con voi oggi, quindi mi scuso se le mie parole tradiranno un po' di emozione, ma sono molto veramente lieto e ringrazio per l'attenzione al sito di cui oggi parlerò, che rappresento Pompei, e anche a quello che stiamo cercando di fare in un momento molto cruciale per il sito di Pompei. Nella seconda metà del Settecento, su un terreno preparato da più di un secolo di erudizione antiquaria, le scoperte di siti archeologici vesuviani agirono come un acceleratore del nuovo orientamento del gusto, delle arti e della cultura. Le menti più lucide del secolo dei lumi compresero quanto la scoperta di Ercolano e Pompei, sepolte dall'eruzione del 79, avrebbero rivoluzionato non solo la scienza antiquaria, ma anche la cultura, l'arte, la vita dei moderni. A proposito di Ercolano, Scipione Maffei e Charles de Brosse, futuro presidente del Parlamento di Borgogna, sottolineavano quanto l'elemento più straordinario consisteva nel ritrovamento globale di un centro urbano. Cito Maffei: «O qual grande ventura dei nostri giorni è che si riscopra non uno o altro antico monumento, ma una città». La vicenda romanzesca della scoperta del teatro di Ercolano, non riesco a vedere bene, ma c'è l'immagine? Sì. La vicenda romanzesca della scoperta del teatro di Ercolano, il mistero che circondò a lungo sia i lavori di scavo che i reperti archeologici esposti nella reggia di Portici, consultabili solo da una limitata cerchia di eletti e insufficientemente riprodotti, stimolarono inoltre la sensibilità e l'immaginazione settecenteschi nel loro incipiente risveglio. Ne conseguì una prima, originale fioritura artistica in chiave neoantica, ispirata dai siti, dai personaggi e dai reperti di Ercolano e Pompei, che influenzò le arti figurative, l'ornato e i modelli architettonici. E ancor più a partire dall'inizio dell'Ottocento, con l'avviarsi di un approccio scientifico più rigoroso, con la liberalizzazione e valorizzazione dei lavori di scavo, si ebbe come conseguenza un impatto crescente delle forme della civiltà pompeiana sulla pittura, sulle arti decorative, sull'architettura, sulla scenografia, sul costume, sulla moda e più genericamente sulla vita quotidiana dei grandi centri europei. Per quanto riguarda il destino di Pompei come parco archeologico, è assai significativo segnalare che già nel 1804 Chateaubriand, riprendendo l'idea dei due illuministi citati, la trasfigurava in una grandiosa e lungimirante visione. A Pompei i reperti antichi andavano lasciati nei luoghi in cui venivano riportati alla luce, andavano rifatti i tetti, i soffitti, i pavimenti e le finestre delle case, perché le pitture degli interni fossero salvaguardate,
Protetta da muri di cinta ricostruiti e da porte nuovamente agibili e chiuse, la città andava affidata a una sorveglianza militare, restituita al controllo di una cerchia eletta, ma limitata, di studiosi e di artisti, non è il caso di oggi. Nel momento in cui Napoleone decideva di trasformare il Louvre nel più grande museo del mondo, Chateaubriand faceva in sogno di Pompei le plus merveilleuses musées de la terre. Un'idea lungimirante per alcuni versi e veramente per alcuni versi assai attuale, se come vedremo ci confrontiamo con le esigenze attuali del sito. Nel corso del XIX e XX secolo, Pompei rinacque dunque grazie a due idee complementari. Una prima, razionale, metodica, conscia della necessità di far rivivere la città nella sua interezza, lottando contro gli interessi dinastici che minacciavano la conservazione dei monumenti, e una seconda, legata all'immaginazione, che ricreava, in armonia con il proprio tempo, un'altra Pompei, dotata di una realtà poetica, avvincente nella sua mutevolezza. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso agli scavi, reso più semplice nel corso del secolo, permise ai letterati, pittori e architetti di confrontarsi finalmente con la città antica. Le rovine di Pompei, emerse dai lapilli, straordinariamente conservate, diedero modo al contempo di immaginare con accuratezza la vita quotidiana delle domus e quella dei luoghi pubblici, i cui spazi e decorazione furono riprodotti in dipinti, decori, esercitazioni accademiche, progetti architettonici, quanto non in vere e proprie period rooms, finendo per influenzare enormemente l'aspetto delle stesse residenze principesche europee. Qui il Pompeianum ad Aschaffenburg e qui, se non sbaglio, la villa di Sissi a Corfù, l'Achilleion. Una nuova era per la storia di Pompei comincia senza dubbio nel 1860, qui è Garibaldi a Pompei, con l'Italia unificata, quando Vittorio Emanuele II e il suo ministro Cavour vollero dare un indirizzo più razionale agli scavi di Pompei. Fu nominato direttore degli scavi Giuseppe Fiorelli, l'inventore, tra le molte innovazioni apportate alla concezione e alla gestione dei lavori, di un metodo originale per ottenere calchi che permettevano di ridare volume ai corpi, riproducendo così l'atteggiamento dei pompeiani sorpresi dalla morte. Il Fiorelli darà vita a molte innovazioni apportate alla concezione e alla gestione dei lavori. Non più gli sterili borbonici, che avevano causato la perdita di innumerevoli dati sulla città, ma un nuovo progetto scientifico di ricerca, conservazione e fruizione. Di questo ambizioso programma fa parte l'istituzione nel 1866 della Scuola di Pompei, col fine di formare una generazione di archeologi che alla preparazione accademica unissero una solida esperienza sul campo, strumento indispensabile per comprendere e salvaguardare i manufatti antichi. E devo dire che in questo il Fiorelli era stato veramente lungimirante, anche se poi la scuola non ha avuto la fortuna che meritava. Alla fine dell'Ottocento, lo scavo sistematico di alcune domus permette di scoprire l'eccezionale conservazione delle dimore, di alcune dimore come quella del Centenario, quella di Vetti, quella del Principe di Napoli, le cui pareti dipinte impressionavano il sempre crescente numero di visitatori. Nel 1910 Vittorio Spinazzola intraprende lo scavo del tronco orientale della Via dell'Abbondanza, oltre l'incrocio della Via Stabiana, l'impresa epica, perché comporta il collegamento fisico di grandi monumenti cittadini, il foro, i teatri, fino all'anfiteatro, permettendo di traversare senza interruzioni le aree più significative dello spazio urbano, impresa epica, ma che ha aperto criticità notevoli, che condizionano molto le nostre necessità di conservazione, come vedremo. Ma grazie a questi scavi, le facciate monumentali, coperte da ricine di iscrizioni elettorali, restituivano con immediatezza la vitalità della città antica. E senza dubbio la moltiplicazione delle campagne fotografiche a costituire il vero cambiamento di quegli anni. La pellicola registra e diffonde nel mondo l'immagine della città, lo stato di avanzamento dei lavori e la ricchezza delle opere d'arte, dei gioielli, dei decori che continuavano a emergere dagli scavi. Nel 1924 Amedeo Maiuri, in carica fino al 61, succede a Spinazzola. A lui si deve l'estensione degli scavi che ancora oggi visitiamo. Il fine è restituire la città nella sua interezza, coprire le case e quando possibile ricostruire le facciate. La meditazione nostalgica sulle rovine lascia il posto alla restituzione filologica, alla ricostruzione, sulla scia di una visione già auspicata da Chateaubriand e infine alla ricollocazione degli oggetti in situ.
Impresa eccezionale quella di Maiuri, uomo di genio ed incredibili capacità organizzative e scientifiche, il suo impegno non è riuscito a impedire il disastroso bombardamento degli alleati del 1943. Un tragico evento epocale che è spesso dimenticato, ma che ha condizionato irreversibilmente lo stato di conservazione di Pompei. E sono soprattutto i restauri post-bellici che condizionano ancora e non poco gli interventi di oggi e le nostre politiche di tutela, valorizzazione e fruizione. Pompei è diventata così, con la sua straordinaria seconda vita, parte integrante della storia mondiale che della meditazione sull'antico ha fatto il baricentro del pensiero moderno. Dal dopoguerra fino ad oggi la salvaguardia della città antica occupa ormai un posto centrale della cultura contemporanea, come testimonia l'attenzione internazionale della stampa, spesso negativa, ma soprattutto la sua iscrizione nel 97 nei siti protetti dall'UNESCO e da ultimo il grande progetto Pompei su cui porterò oggi l'attenzione. Ricostruire la storia del sito, le vicende complesse della sua seconda vita, le opere, i restauri, le distruzioni, le ricostruzioni, diventa la premessa imprescindibile per continuare oggi, proficuamente, il cammino verso una conoscenza e una tutela quanto mai approfondita e capillare, e dunque per assicurare una conservazione e una fruizione pensata e adeguata a questo straordinario contesto. Il grande progetto Pompei è stato preceduto da un evento assai significativo per la storia di Pompei e per la storia del nostro Ministero, quello dei beni culturali. Nel gennaio 2011 si è proceduto all'assunzione di nuovi funzionari, archeologi e architetti, ben 20, senza i quali qualunque impresa a concepire per salvare Pompei sarebbe stata impensabile. Il grande progetto Pompei, dunque, è un intervento straordinario sul sito, destinato a risolvere le criticità esistenti e a dare una nuova immagine a Pompei, muovendo da istanze scientifiche e di conservazione, per poi volgersi al grande pubblico con un piano di fruizione e comunicazione adeguato alle esigenze del contemporaneo. Un piano di interventi strutturali e di conoscenza, premessa essenziale per un rilancio complessivo della città vesuviana, per portare alla luce nuovamente la sua bellezza, per poterla trasformare da luogo dello scandalo al luogo di eccellenza, dove coniugare conoscenza, conservazione, formazione e sperimentazione per le tecnologie di documentazione e restauro. Solo da questi serbatoi di conoscenza e messa in sicurezza potrà partire una consapevole pianificazione della divulgazione e della fruizione. Un aspetto quest'ultimo, senza dubbio fondamentale, se si considera che Pompei è oggi visitata da circa 3 milioni di presenze di persone all'anno. Del resto, la naturale vocazione di Pompei è quella di un antiquarium a cielo aperto, le plus merveilleuse musée de la terre, per riprendere l'enfatica definizione di Chateaubriand, o per dirla in termini più attuali, uno spazio in cui la storia si presenta al visitatore sotto molteplici aspetti, tangibile e comprensibile più che altrove. Non solo la storia più evidente della monumentale città imperiale, ma anche quella della stratificata vicenda insediativa del suo sviluppo urbano che prende le mosse già nel VI secolo e che ha lasciato tracce significative. E non solo. Si pensi alla doppia vita di questa città che ha vissuto nuovamente seguendo fasi e assetti e fasi culturali della storia, nostra storia moderna e contemporanea a partire dalla stagione degli scavi borbonici. Questo nuovo progetto su Pompei non poteva che concepire la città, come già avevano fatto i più illuminati eruditi del Settecento, come comprensorio unitario. E questo sia negli interventi complessivi di conservazione sull'intero palinsesto urbano, grazie al compiuto monitoraggio di monumenti e al piano di restauri che devono parlare più chiaramente al visitatore, sia in quelli mirati a creare le condizioni di una nuova fruizione. Prima di passare alla presentazione delle attività e dei progetti in corso, è opportuno presentare brevemente struttura e stato di avanzamento del grande progetto, ringraziando per questi dati il direttore generale del grande progetto Pompei, il generale Giovanni Nistri, con cui ho la fortuna di lavorare a Pompei in questo periodo, e il cui arrivo ha significato un'accelerazione straordinaria dei lavori, creando le premesse per il raggiungimento degli obiettivi, ossia la spesa complessiva entro la fine del 2015. Sì,
perché quello che va ricordato è che uno dei compiti che mi è stato affidato appunto insieme al generale Nisti è quello quasi impossibile di spendere 100 milioni di euro entro il 2015, laddove fino al 2014, febbraio di quest'anno, si era speso solo 600 mila euro. Questi sono un po' i dati che qui presento e l'accelerazione che è stata data in questi ultimi mesi, anche grazie ad un action plan firmato dalle autorità italiane, dal commissario Hahn, il 17 luglio. Questa è la situazione dei progetti che erano stati fatti fino al febbraio 2014, quello che abbiamo fatto fino adesso, quello che contiamo di fare entro novembre e speriamo entro il 2015, laddove questi devono essere poi i risultati che sperati. Si è perso un po' di tempo forse all'inizio, adesso speriamo di recuperarlo. Ma vediamo in particolare quali sono questi interventi e come li stiamo concependo, qual è la nostra filosofia che abbiamo un po' concepito per accelerare e spendere bene questi soldi che ci sono stati affidati. Per quanto riguarda il piano delle opere, che è quello più cospicuo, 85 milioni di euro, attualmente si sono conclusi solo i lavori di restauro architettonico e strutturale di due domus, mentre sono attivi 14 cantieri che si conchiuderanno tutti entro l'estate del 2015. Gli interventi in corso si concentrano dunque non solo su singole domus, quelle più significative per apparati decorativi, quindi con interventi puntuali, ma soprattutto si rivolgono, come dicevo all'inizio, ad interi settori della città, regio per regio. Innanzitutto un grosso intervento di sistemazione del fronte non scavato compreso tra le regioni terza e nona per irreggimentare le acque che ridurrà sensibilmente il rischio di dissesti e crolli. Inoltre due progetti che interessano estese aree della città sono partiti e saranno concentrati entro il mese di maggio 2015, ossia la messa in sicurezza di tutta la Regio Sesta e di tutta la Regio Ottava, le regioni in rosso a sinistra, a destra invece è l'area interessata dalla mitigazione del dissesto idrogeologico. Mentre per quanto riguarda la messa in sicurezza della Regio Settima, quella in bianco fra le due rosse a sinistra, purtroppo è già aggiudicata, doveva partire a giugno, ma purtroppo è attualmente ferma per un ricorso al TAR. Queste cose purtroppo non possiamo fare molto. Questi tre complessi interventi interesseranno le regioni più estese di tutta Pompei e permetteranno di mettere in sicurezza la totalità delle murature antiche e di consolidare mosaici, pavimenti, apparati decorativi su una superficie di circa 250.000 metri quadrati, pari a oltre la metà della città antica. In questi giorni saranno bandite altre gare di messa in sicurezza, in particolare i lavori quelli in rosso delle regioni 4, 5 e 9, che insieme ai cantieri partiti andrà ad aumentare significativamente la percentuale delle murature restaurate presenti nel sito. Entro novembre invece si prevede di bandire la gara per risolvere il problema degli uffici della soprintendenza, altro problema cospicuo, siamo in una struttura provvisoria dal 1980, un caso molto italiano devo dire questo, in più abbiamo anche l'amianto, quindi il trasferimento è più che necessario, e quelli sono gli edifici che si vedono appunto dal teatro che saranno ristrutturati proprio per ospitare la nuova sede della soprintendenza e degli uffici. È opportuno ribadire che oltre ad aver progettato la maggior parte dei lavori descritti e a doverne seguire la direzione dei lavori e le responsabilità del procedimento, i funzionari della soprintendenza stanno continuando a portare avanti le attività di progettazione, di messa in sicurezza del sito e di miglioramento dell'offerta pubblico. Sono in stato di avanzamento le progettazioni della messa in sicurezza delle regioni 1, 2 e 3, sì, quella in rosso, il progetto che permetterà di mettere in sicurezza inoltre i fronti di scavo all'interno del sito, oltre ad altri progetti puntuali su singole domus. Alla conclusione di questi interventi, grazie alla totale messa in sicurezza e alla mitigazione del rischio idrogeologico, sarà garantita, ci auguriamo, la messa in sicurezza di Pompei e potrà iniziare la manutenzione programmata del sito che dovrebbe impedire il verificarsi di estese situazioni di degrado della città. Diciamo che quindi quello che stiamo facendo è una manutenzione straordinaria per riavviare sistematicamente poi una manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda il piano della sicurezza, sono state aggiudicate opere per la sicurezza del sito, nuova recinzione perimetrale, adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale, inoltre un progetto legato alla videosorveglianza all'interno del sito che aumenterà gli strumenti di controllo garantendo una migliore tutela dell'intero sito. Quanto mai fondamentale se pensate che 44 ettari di città antica sono per adesso vigilati da 140 custodi, ovviamente su 4 turni, per cui giornalmente per turno non si hanno di solito più di 27 persone. Per quanto riguarda gli altri piani operativi, è partito il piano della conoscenza, che è un piano molto complesso di documentazione, sia di rilievi fotogrammetrici, laser scanner, sia di schedatura di tutte le murature e gli apparati decorativi che sono stati aggiudicati in 6 lotti diversi e che partiranno e dovranno essere conclusi entro il novembre 2015 e che andranno dati che andranno a confluire in un sistema informativo, anche questo aggiudicato, che sarà un enorme database informatico dove finalmente avremo un archivio, perché quello che manca a Pompei è un archivio. Parliamo appunto oggi di problemi di dialogo tra scienza e arte. Pompei in questo è proprio un caso emblematico. Fino adesso non avevamo un archivio digitalizzato, e quello che invece si sta cercando di fare, uno dei progetti sempre col grande piano della conoscenza, è la digitalizzazione di tutto il nostro archivio fotografico, che sarà messo anche online e disponibile appunto per tutti gli studiosi, e lo stesso stiamo facendo per l'archivio cartaceo con tutti gli aree di scavo di ottocenteschi e novecenteschi, gli inventari, le librette eccetera eccetera. Speriamo nelle tecnologie. Ecco, sì, adesso mi sembra capacity building, sì. Un altro dei piani è quello della capacity building, che è in corso di svolgimento, che ha previsto, oltre al venuto acquisto di una sofisticata strumentazione tecnologica, per esempio un drone, ha permesso, grazie all'apposita convenzione con la società in-house del Ministero MIBACT, la società HALES, di reperire 30 nuove unità di personale tecnico e amministrativo, devo dire, senza i quali sarebbe stato difficile non solo procedere nelle fasi adesso di lavoro, ma anche la rendicontazione di tutto il finanziamento europeo. Il piano della fruizione e della valorizzazione è in parte in svolgimento, in parte andrà a bando nei prossimi giorni. Anche in questo caso, grazie alla convenzione con HALES firmata quest'estate, è stato reperito personale per 30 unità di qualità di addetti alla vigilanza ed è stato possibile così aprire ben 10 nuovi edifici che erano normalmente chiusi. Qui un esempio, la casa della Radio di Achille, edifici straordinari già restaurati ma che erano chiusi per problemi di mancanza di personale. Il grande progetto Pompei, mettendo in campo forze e risorse, ha permesso di introdurre soluzioni tecnologiche consolidate o innovative sperimentali in uno dei siti più famosi del mondo e complessi del mondo, potremmo dire. Tali strumenti permetteranno di raggiungere risultati sempre più esaustivi nel campo della diagnostica e quindi del restauro e della conservazione, ma anche applicazioni in ambito di valorizzazione e fruizione del sito. È noto che per determinare le condizioni di conservazione del patrimonio è fondamentale intraprendere un percorso di conoscenza del manufatto, declinabile in diversi livelli di conoscenza ed approfondimento crescente. La formulazione di un modello interpretativo dei dissesti necessita di informazioni relative alla geometria della struttura, ai carichi cui è sottoposta e alle caratteristiche dei materiali che la costituiscono. Quest'ultimo aspetto, vale a dire la caratterizzazione meccanica dei materiali, risulta spesso di gravosa soluzione nel caso di murature in laterizio e pietra, talora molto eterogenee come quelle pompeiane. Qui, all'interno del percorso di conoscenza approfondita del manufatto, la scelta delle tecniche di indagine deve necessariamente prediligere metodologie poco invasive. E su questo, per esempio, ci scontriamo molto con il nostro partner, che è Invitalia, che collabora al grande progetto, dove spesso gli strutturisti Invitalia hanno delle soluzioni che, per quanto riguarda la tutela, lasciano un po' a desiderare, ma questo lo dico così per dire. L'innovazione tecnologica consente di mettere a punto tecniche di prova molto avanzate e su materiali e strutture, tali da permettere la stesura di un quadro diagnostico del costruito preciso e dettagliato. Le tecniche utilizzate per le indagini non distruttive in sito sono numerose, dalle indagini soniche sulle murature alle
alle prove penetrometriche delle malte, dalle misure di tensionamento delle catene alle indagini con l'ausilio del georadar, l'endoscopia e la termografia a raggi infrarossi. Le tecniche di geomatica, finalizzate al rilievo tridimensionale del sito archeologico, vengono continuamente sperimentate anche mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento e l'ausilio di droni. Il grande progetto Pompei, per molti progetti, si avvale di collaborazioni con diverse istituzioni, nonché della collaborazione di Finmeccanica SPA, che ha stilato un accordo con il Ministero dei Beni Culturali, proprio finalizzato a Pompei, una collaborazione questa che è articolata in proposte progettuali raggruppate in quattro attività principali. Dissesto idrogeologico, quindi ambiente di visualizzazione alimentato da informazioni generate attraverso interferometria satellitare e sensoristica wireless, servizio di interoperabilità per le comunicazioni mobili di sito, smart apps collaborative per la sicurezza e altre segnalazioni, rilievi iperspettrali. L'obiettivo è quello di ridurre il livello di degrado del sito archeologico nel suo insieme e giovare alla migliore conservazione dello stesso, favorendone gli approfondimenti scientifici legati all'utilizzo di tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale. I risultati del monitoraggio saranno pubblicati e resi fruibili attraverso una piattaforma cartografica 3D che integrerà altri dati ausiliari quali ortofoto ad alta risoluzione sull'area e modelli 3D degli edifici. In via sperimentale sono in corso di esecuzione anche studi ricostruttivi virtuali di Domus Pompeiane. Ma qui a Pisa ci insegnate, ovviamente. Qui c'è un progetto a cura del CNR mirato alla fruizione on site su dispositivi mobili e tecniche di realtà aumentata. Si tratta di una ricostruzione e ricontestualizzazione di oggetti non più visibili o trafugati, per esempio il labrum della casa di CEI in questo caso, con un miglioramento dell'accessibilità cognitiva delle pitture murali attraverso forme di fruizione arricchita. L'altro studio, a cura del MIBACT, riguarda la panografia o fotografia immersiva, che permetterà di avere una completa osservazione dell'ambiente circostante, con la comodità di visionarlo senza subire imposizioni di natura visiva o di natura funzionale, navigando a proprio piacimento sugli assi verticali ed orizzontali. Un altro intervento significativo che mi piace presentare in questa sede e che stiamo realizzando sempre col GPP e riguarda un contesto straordinario, quanto poco sfruttato e conosciuto, di cui la sovrintendenza dispone, il laboratorio di ricerche applicate, istituito in collaborazione col CNR nel 1994, una struttura che serve a custodire, grazie ad una camera climatizzata e a studiare per la ricostruzione degli ambienti naturali dell'area vesuviana, tutti i materiali organici rinvenuti a Pompei. È ospitato tra l'altro in un luogo molto suggestivo, che è la vecchia direzione di Fiorelli, all'interno del sito archeologico, e ovviamente con una serie di annessi anche in container, per esempio camere climatizzate o luoghi in cui possono essere conservati i legni in attesa del restauro. Nel laboratorio sono conservati semi di piante, frutti, ortaggi, garum, oggetti in legno, tessuti, colori antichi, un patrimonio straordinario che vorremmo adesso mettere anche a disposizione, ovviamente su prenotazione, dei visitatori. L'eruzione del 79, lo sappiamo, ha incristallizzato la città con tutti i suoi arredi e prodotti che incredibilmente sono giunti fino ai nostri giorni. Il nuovo progetto, assai ambizioso, vuole trasformare il laboratorio in un museo aperto al pubblico, inserirlo in un percorso ambizioso di fruizione che vuole essere da un lato quanto mai diversificato, dall'altro quanto più aperto a tutti. Non è un caso che un progetto che adesso va a bando, che è quello per il percorso per disabili, l'abbiamo chiamato Pompei per tutti. Pompei per tutti perché non sarà solo per diversamente abili, ma sarà per tutti finalmente, che potranno percorrere Pompei con una certa sicurezza, senza rischiare di cadere in buche, inciampare in basolati sconnessi, che ovviamente la città. Il progetto fatto da un'architetta del MIBACT che lavora a Roma, l'architetto Filetici, devo dire un progetto eccezionale che ha permesso anche un po' di ripensare tutta la fruizione. Quindi anche diversificare gli itinerari, qui li vediamo quelli che saranno appunto messi a disposizione col nuovo percorso, ma anche a discutere su come, ecco, su come risolvere tutta una serie di criticità che sono per esempio gli attraversamenti pedonali, attraversamenti delle strade, il passaggio appunto da marciapiedi al basolato, ma le vie anche, che sono molto spesso in una situazione assolutamente precaria e difficilmente percorribili. Ovviamente questo ha comportato anche uno studio su come intervenire in maniera
non impattante per il sito, perché io spero e vorrei e spero che il sito rimanga, mantenga ancora il fascino di una rovina non necessariamente sollecitata dagli interventi umani. Quindi si è molto discusso su come creare situazioni, soluzioni di scarso impatto, ma che permettevano comunque di essere, di fruire Pompei ad un numero sempre più ampio di persone, appunto, e soprattutto anche persone diversamente abili. Questo percorso anche ci ha permesso di riflettere un po' su come lungo il percorso migliorare la situazione anche di alcune strutture eccezionali, per esempio le fontane, quindi sarà anche un'occasione per restaurarle, perché tra l'altro sono state riaperte con condutture moderne ovviamente e sono fruibili dai visitatori, che quindi hanno disponibilità di acqua potabile in tutto il sito, che è una cosa anche questa importante. E questo appunto gli accessi alle varie case. Dunque, la progettazione di tali itinerari è stata un'occasione per ripensare Pompei e riflettere sulle sfide che la globalizzazione lancia anche per un sito antico e delicato come il nostro. Spesso, nonostante i milioni di visitatori che ogni anno attraversano le sue strade, Pompei è soltanto un oggetto, qualche volta anche maltrattato, ahimè la cronaca parla, di visite frettolose che non diventano spesso motivo di crescita culturale. Per questo motivo il progetto del piano di fruizione si basa su azioni riguardanti il miglioramento della presentazione e dell'interpretazione del sito. Quando nel 97 il Comitato per il Patrimonio UNESCO decise l'iscrizione di Pompei ed Ercolano e Torre Annunziata, condensò i motivi della propria scelta con la seguente frase: "Considering that the impressive remains of Pompeii and Herculaneum and their associated villa, buried by the eruption of Vesuvius in AD 79, provide a complete and vivid picture of society and daily life at a specific moment in the past that is without parallel anywhere in the world," noi partendo da questa considerazione è nata l'idea che alla base dell'individuazione dei percorsi tematici che costituiscono il fil rouge di tutto il progetto ci siano una sorta di rapporto fra il visitatore e gli antichi abitanti di Pompei, e questi percorsi si dipaneranno all'interno dell'area archeologica sviluppando il concetto dei tempi della vita della città antica vista da diverse angolazioni. Non vi annoio, ma abbiamo cercato di fare itinerari tematici in modo da evitare anche che il flusso di turisti si metta in Via dell'Abbondanza e veda solo le case lungo la Via dell'Abbondanza, le Terme Stabiane, il Lupanare, e quindi creando anche problemi di grosso rischio per le strutture antiche, e quindi cercare di diversificare, perché abbiamo verificato, per esempio, ci sono case aperte come quella di Marco Lucrezio Frontone, splendida, che non viene mai visitata perché è lontana, è fuori dal percorso. Allora, l'idea di fare itinerari anche tematici per come dire, diversificare anche le possibilità di visita. Le soluzioni tecnologiche ovviamente saranno impiegate, basate su sistemi ICT, prevedono la realizzazione di una piattaforma dedicata ai siti a Pompei con applicazioni mobili che garantiscono una navigazione intuitiva, multilingue e di facile accessibilità e favoriscono la condivisione di informazioni tra visitatori. I prodotti multimediali costituiranno un sistema integrato, cross-mediale, che mediante il passaggio immediato e agevole da un itinerario all'altro, con possibilità di collegamenti verso siti e social network, permettano un processo cognitivo con contenuti visivi in realtà virtuale ed aumentata, usati come mezzo privilegiato per presentare anche visivamente concetti e situazioni storiche. Ricostruzioni tridimensionali interattive e ambienti immersivi insieme alle esposizioni di materiali archeologiche in aree significative della città. Questo è il nostro obiettivo. Non si può pensare ad un museo a Pompei, sappiamo che buona parte dei materiali di Pompei sono a Napoli, invece quello che vogliamo fare a Pompei è dei piccoli poli museali che spiegano, che si agganciano a questi itinerari tematici. Allora un polo che presenti la vita pubblica, un altro l'arte e i mestieri, la vita quotidiana, eccetera. E quindi tutto questo completeranno i percorsi e formeranno la possibilità di riflessione sui dati di conoscenza acquisiti durante la visita, in modo da permettere anche il contingentamento delle visite in orari prestabiliti, cosa che favorirà l'alleggerimento della pressione antropica su alcuni monumenti. Tutta una serie di altri progetti riguardano l'apertura del teatro grande ai nuovi spettacoli, che è iniziata questa da giugno, ma su questo non vi annoio, ma vorrei concludere
che così tra scienza e archeologia ci auguriamo di conoscere meglio e di conservare per le generazioni future un patrimonio straordinario che la storia ci ha consegnato assai meglio conservato di qualunque altra città del passato. Grazie per l'attenzione. Diamo adesso la parola a Stefano Pezzato, curatore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, che illustrerà il nuovo percorso espositivo che avrete modo di visitare al termine della cerimonia. Egregio direttore, professori, autorità, gentili signore e signori, a nome del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, desidero ringraziare la Scuola Normale Superiore per la collaborazione inaugurata nel 2012 e rinnovata quest'anno con l'aggiornamento del percorso artistico contemporaneo all'interno del Palazzo della Carovana. Due anni fa abbiamo condiviso il progetto di aprire un dialogo fra questo prestigioso istituto universitario e il Centro Pecci, a cui è riconosciuto il ruolo rilevante di Museo Regionale per l'Arte Contemporanea, con l'intento di fornire nuovi strumenti di formazione, mettendo in relazione le diverse vocazioni alla ricerca storico-artistica e alla promozione culturale. Inserendo una selezione eterogenea di opere d'arte contemporanea in vari ambienti della Scuola Normale, abbiamo proposto un laboratorio di nuove visioni per favorire lo sviluppo di uno spirito critico negli studiosi, nei professionisti, nei cittadini e nei frequentatori di queste prestigiose stanze. Negli ultimi anni il Centro Pecci ha avviato una politica di valorizzazione e diffusione territoriale della propria collezione in vista della conclusione dei lavori di ampliamento della sede museale di Prato che sono fissati per il 2015. In questa prospettiva il Centro ha avuto occasione di collocare a lungo termine varie opere contemporanee negli ambienti riadattati dell'ottocentesca Villa Fabbricotti a Firenze, sede operativa e di rappresentanza dell'Agenzia Regionale Toscana Promozione. Inoltre ha avuto occasione di inserire per progetti temporanei alcune opere di artisti toscani o attivi in Toscana, in prestigiose sedi fiorentine, ne cito solo alcune, Palazzo Sacrati Strozzi, Galleria dell'Accademia, il Museo di San Marco, e nel percorso museale della Villa Medicea di Poggio Caiano, uno dei principali siti medicei dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel Palazzo della Carovana, le opere d'arte contemporanea provenienti dalla collezione del Centro Pecci sono poste a confronto con spazi diversi e con funzioni specifiche di questa storica sede universitaria. Convivono inoltre con opere del passato collegate alle vicende del palazzo e della città di Pisa. Al contesto storico-artistico e funzionale di questo luogo fortemente connotato si aggiunga il carattere peculiare della raccolta del Centro Pecci, che è incentrata su ricerche artistiche postmoderne dagli anni Ottanta ad oggi, con vari innesti di opere delle neoavanguardie degli anni 60 e 70 del XX secolo, acquisite nel corso di 25 anni di attività espositiva, dal 1988 al 2013. Queste opere sono la traccia di ciò che è stato proposto e presentato al Centro Pecci, una sintesi variegata, non esaustiva ma significativa, dell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Alla Normale presentiamo una selezione di opere realizzate fra il 1964 e il 2007 da artisti italiani ed europei. In questa sala le opere sono collocate con rispetto per l'importanza del luogo. Tendono cioè a mimetizzarsi sotto forma di libri contenuti all'interno dello storico archivio Salviati, alle mie spalle. In realtà sono opere plastiche che propongono esperienze del libro al di là del contenuto testuale. O in forma di carta celeste, alla vostra destra, elaborata dal poeta visivo Eugenio Miccini, che l'ha contrassegnata con il motto ironico «Gli dèi non amano il disordine». Nella sala del Gran Priore, di fronte, la scultura policroma di Mimmo Paladino, esponente di spicco della transavanguardia, è posta davanti allo sfondo vuoto simulato dal trompe-l'œil ottocentesco per dare corpo alla profondità illusoria dipinta sulla parete. Una fotografia artistica di Alessandro Alimonti, appesa a fianco, accentua lo straniamento architettonico e rivela la bidimensionalità inesorabile dell'immagine. Nel corridoio d'ingresso, vi sto conducendo ad una visita virtuale, poi la potete percorrere realmente. Nel corridoio d'ingresso al secondo piano, per chi entra al piano nobile del palazzo, si trova un'opera di Émile Sgro, vero maestro d'inganni, uno tra i più
affermati artisti italiani del dopoguerra, capace di trasformare il linguaggio verbale in linguaggio visivo, riuscendo a spiegare più cose di quanto non dica. Paradossalmente, come fa nella grande composizione di Mappe cancellate. Accanto all'opera di Sgro è posta la serie fotografica di Particolari abitativi, concepito come un progetto artistico, prima che trovati, ripresi nella realtà da Luca Andreoni e Antonio Fortunio, che sono due tra i più interessanti fotografi affermati sulla scena artistica negli ultimi 20 anni. Nell'attivo corridoio della direzione è installata la sequenza variopinta di fogli monocromi disposti da Anne Patrick Poirier secondo un ordine temporale, come un diario di pigmenti ed umori. L'insieme di queste tre opere, di Sgro, Andreone Fortugno e dei coniugi Poirier, compone un itinerario fra diverse rappresentazioni e soprattutto modulazioni dello spazio contemporaneo, la sfera geopolitica, la scala urbana, la dimensione intima e personale. Nelle stanze della direzione sono collocate due opere di poesia visiva, elaborate con tecnica virtuosa del collage da parte di Luciano Ori, e alcune opere sperimentali a base fotografica, fra le quali compare un raro collage di negativi, onirico quanto rigoroso, di Rita, Paola Levi Montalcini, artista e sorella della scienziata Rita Levi Montalcini. Sullo scalone saliamo verso il terzo piano. Sono installate due opere degli artisti austriaci Hubert Scheibel e Hermann Nitsch, che rappresentano esperienze e commistioni recenti fra la pittura e la performance. Si tratta di esiti pittorici, di gestualità espressive liberatorie, automatiche, nel caso di Scheibel, e di azioni corporali catartiche, rituali, nel caso di Nitsch. Nello spazio irregolare quanto monumentale dello scalone, il confronto incontro fra queste due opere coinvolge anche il ritratto di Leopoldo II, l'ultimo gran maestro in Toscana dell'Ordine di Santo Stefano, dipinto da Giuseppe Bezzuoli intorno al 1840. Una visione d'insieme delle tre opere è possibile dal ballatoio al terzo piano, dove salirete tra poco. Il ritratto del Granduca, abbigliato con l'insegna dell'Ordine di Santo Stefano, la Croce dei Cavalieri, si trova fra gli impasti cromatici emozionali di Scheibel, che richiamano alcune tonalità romantiche del dipinto ottocentesco, e la simbologia della croce evocata con forza da Nietzsche nel camice appeso come un crocifisso sulla tela e impastato di colori sanguigni. Nel ballatoio al terzo piano, e qui arriviamo alla conclusione del percorso espositivo, si trovano due monotipi, cioè due pezzi unici di sviluppo fotografico informale realizzati senza macchina fotografica da Nino Migliori, uno dei maestri della fotografia italiana del Novecento. Sono due ossidazioni emerse in camera oscura attraverso sperimentazione con i liquidi di fissaggio. Nell'anticamera della Sala degli Stemmi è infine collocata una serie di composizioni musicali in forma verbo-visiva, potremmo definirla, usando un termine utilizzato dall'autore, musica visiva, realizzata da Luciano Ori con la tecnica del collage, creando un cortocircuito fra i segni della musica e vari rimandi grafici e testuali. Questo è in sintesi il percorso espositivo che abbiamo iniziato 2 anni fa, che quest'anno abbiamo rivisto e consolidato e che ancora una volta sottoponiamo al vostro giudizio. Buona visita all'esposizione e buon anno accademico. La Scuola Normale vi ringrazia per aver partecipato a questa cerimonia che, come annunciato, proseguirà nel pomeriggio con il simposio sul tema «Reale o virtuale? Scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antiche frontiere», a cui interverranno Cristina Acidini, Niccolò Albertini, Horst Bredekamp, Fabio Cavallucci, Salvatore Lo Russo, Marina Pugliese, Emma Richardson. Siete ora invitati a visitare le nuove opere del Centro Pecci. Vi accompagnerà in questo percorso Stefano Pezzato. Al termine del percorso sarete graditi ospiti della scuola a un rinfresco che sarà servito nella Sala degli Stemmi.